Vai, siamo? Ok, 1, 2, 3, aspettiamo. Mi è già da ridere un attimo. Benvenuti a Putiferio in cucina. Niente da rifare, la faccio molto. Benvenuti a Putiferio in cucina. Oggi abbiamo una cucina un po' diversa dal solito. Direi parecchio diversa, una cucina rotante. Cucina rotante, infatti vedete qua che abbiamo un kebab. Kebab, giusto? Chi ci preparerà il kebab oggi? Il nostro ospite, Hamid Amani. Un applauso a Amani. Grazie. Ecco, un applauso a Amani. Hamid Amani è iraniano. Di origine iraniana, certo, sono iraniano. Iran, quante volte ti ho visto sulla cartina e ti ho sottovalutato? Ma parliamo di Iran con Davide Pavlidis, che è didattico. Beh, ci racconterà alcune notizie. Breve cenno. Intanto diciamo che noi ce l'attiviamo a Roma, ma è la capitale dell'Iran, Teheran, ha 8 milioni e mezzo di abitanti, ragazzi. 16 e mezzo. Con l'Inter. Quindi col Budrio, con la San Giorgio di Piazza. Sì, bravo, sì, esatto, sì, il grande raccordo anulare di Teheran. Cioè, com'è? Ma ha 6 caselli, sono solo nel primo anello. Allora, confermi? Sì, sono 6 caselli. Allora, da casella a casello un mese. Sì, un mese. Sì. C'è gente che fa le vacanze così, fa le ferie, parte e va da un casello all'altro. Di solito sono casellanti. Ecco, i cambi. Uno va. Poi altre notizie sull'Iran, che era la Persia. L'Iran era la Persia. La Persia. Forse non tutti lo sanno. Lo Shah Reza Pahlavi, mi sembra che decise poi di chiamarlo Iran dal popolo degli Ari, che erano. Non da Ira, da arrabbiatura. Quella sono gli irlandesi. Ah, irlandesi, va bene. Ma altra gente, gente che beve altra roba. Ma la cosa importante di Iran da sapere è che è piena zeppa di petrolio. Per esempio, se ci fosse un sisma, come c'è tristemente in questi giorni qui da noi si rompono le tubature. Sì. Là vengono fuori posti petrolio a baluni. Oro nero. Dai. Allora, cosa vogliamo dire adesso? Adesso io direi anche. Siamo qui per parlare del kebab. Sì. Il kebab, come è stato detto? Ecco qua, arricchiamo anche un po' dell'uranio, diciamo. Dove è andato? È scappato, ecco lì, diciamo, quadra pure. Che ti faccio da bene, che arrivano degli ordini. Ecco, ordini al kebab, che vuol dire carne che gira, come il gyros in Grecia. L'unica differenza è che venendo da un paese musulmano non si può usare la carne di maiale, si deve usare montone o mi pare che sia una carne che si chiama Angus. Sì. No, dopo ce ne parleremo dell'Angus. Ma va bene, insomma, basta con questi ragazzi. Troppa cultura oggi. Torniamo qua con Hamid, che ci farà vedere come si taglia il kebab che dopo mangeremo. Noi prendiamo un. Vieni tu. Facciamo provare lui perché c'è il vestito adatto per il lavoro. E come si canta nel vino iraniano, fratelli si taglia. Passiamo col fuoco, se no. Ecco. Abbassiamo il fuoco. Ecco, abbiamo questa macchinetta che è un po' tipo quella del barbiere di Orea Maliha, che abbiamo avuto ospite. C'ha una lama circolare. Sì. Che si permette con una velocità abbastanza elevata e cioè, si permette di tagliare le fettine sottile quella parte cotta. Ed è regolabile? È regolabile, a base del kebab si cambia, vuoi tagliare più grosso, vuoi tagliare più sottile, è regolabile, sì. Perché una volta non esisteva questo coltello elettrico. Vai in Turchia, come si faceva una volta? Con coltelli. Coltelli molto affilati, si tagliavano un po', e per cui non era mai preciso il taglio, allora dei pezzettini più grossi, dei pezzettini più fini, invece questo coltello elettrico si permette di tagliare come voi te. Ma è vero che ho sentito dire che alcuni tagliano dal basso verso l'alto in maniera che il grasso poi continui a colare
per mantenere la morbidezza delle carni. È vero o sono dei puristi che si attaccano, cioè il famoso pelo nell'uovo? Non si può tagliare dal basso all'alto, perché il coltello è fatto, come avete visto, non riesce a girarlo, dopo cambia tutto il concetto di taglio. Quindi non lo so, il messaggio che vogliamo dare a questi puristi è che non hanno capito. No, io non ho mai visto che il kebab si dal basso fino al... No. Almeno con coltello elettrico è impossibile. Forse in Grecia, ma non lo so, perché in Grecia non l'ho mai visto. In Grecia non mi hanno permesso di entrare nella cucina dove girava il kebab. Allora, il discorso è questo, che il passo si cuoce per primo, ecco, si cuoce per primo, allora forse per quello la parte più sotto è più cotto e tagliano per primo, ecco. Allora, ecco cosa. È un concetto fisico, il caldo dal basso va verso alto, questo è la fisica. Allora, sicuramente la parte più bassa si cuoce prima e quindi dopo vanno a tagliare la parte sicuramente dove c'è più cotto e dopo va sotto. Non perché è più comodo, non per motivi, diciamo, di cucina, ma è una solo cosa per una più... legge fisica. Sì, quindi una cosa molto tecnica che abbiamo imparato. Abbiamo imparato una cosa tecnica e io darei la linea al vivandiere. Poi torniamo dopo che faremo vedere un po' il negozio. Il fatto che ci sia un orgasmatron vuol dire che non lo si fa mai. A Bologna si è finalmente realizzata la piena collaborazione interforze. La polizia ha redatto il verbale multando una vigilessa ubriaca che aveva tamponato finanza e carabinieri. È il degrado, A questo punto facciamoci una pellicola, Bulagna Volante. Domenica prossima alle 15 all'Aia i tacchini sfideranno le galline. Le squadre delle galline hanno annunciato che giocherà marcando a uovo. E il tacchino farà la zona totale o la dieta zona. Perché ci vuole molto tacchino nella dieta Ducan, non è da sottostimare. Questa è per pochi, la capiranno chi segue soprattutto diete iperproteiche. Bologna. Cerotto insanguinato nell'insalata della mensa del comune. Tutto chiarito, era quello che restava dell'insalata già condita. Ah, una volta si diceva russa, come la rivoluzione, ma adesso le insalate si adeguano. Courmayeur. Per acquisire la residenza in città, dal 2013 sarà necessario un nulla aosta. Però che belli stipiti che ci sono, Nulla aosta al fatto che ci siano belle finestre, quindi nulla aosta. E Courmayeur? Come ci si arriva a Courmayeur? Ci sei mai stato da Courmayeur? Perché se aosta danno nulla aosta, Courmayeur cosa daranno? È Obamarchi? Che ride serafico? Boh. È nato in Russia l'abitante della terra numero 7 miliardi. Stava per nascere in Italia, ma appena saputo del debito pubblico ha rinunciato. Era l'IMU, no? Lo sapeva già. Però siamo in pochi ancora nel mondo, 7 miliardi non vuol dire tantissimi, forse 10, 11, 7 vuol dire ancora. Ottimo. In TV c'è una fiction su un esploratore che visita a Manila il quartiere dormitorio dei netturbini delle colfe, distretto di pulizia. Ah, Manila. Quello è la fiction, è importante, è un linguaggio che accomuna. Tutto è fiction. Produzione di vino, l'Italia ha sorpassato la Francia, poi ha sbandato e si è capottata. E chi vincerà le presidenziali domenica? J'espère Hollande. Messaggio non promozionale. Chicago, incinta di 9 mesi, corre la maratona, arriva prima e dopo il traguardo partorisce. Per la giuria si tratta di un successo ex aequo. Beh, avrà un figlio di movimento. New York. Dopo 32 ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare Clark Kent, che in assenza di cabine telefoniche era rimasto incastrato in un smartphone, mentre si trasformava in Superman. Ah, invidia da parte di tutti gli eroi Marvel. Invidia proprio totale. Vai.
Insomma, la puntata più completa. Ecco, vedo che batti degli scontri. Come mai? Perché è un'usanza iraniana. È un'usanza iraniana, puoi chiamare anche l'obbligo. Una volta facciamo contone, adesso facciamo buon cane di Angus. Anche se era il chitarrista, chitarrista degli SDC, quello con le braghe sale. Comunque Angus è un pericade di Maso che viene cresciuto in molti paesi come Stati Uniti, Australia, e in quei paesi lo usano parecchio, diciamo, ormoni. E questo assolutamente vietato da Arielan, per cui viene conosciuta la carne più pregiata negli Stati Uniti e in Austria, adesso anche in Italia va molto Angus, perché è la carne, dicono, è la carne più sana che esiste per Angus. Adesso noi abbiamo scambiato un po' montone con Angus, e giusto sono gli apparecchi perché c'è un sapore molto forte. Anche questo si chiama kebab, che abbiamo solo noi a Bologna, perché cioè, troppo, per fortuna, il kebab a Bologna è conosciuto solo come donner kebab, cioè la carne che gira, ma abbiamo donner che ci kebab, ma non solo donner, ma abbiamo quasi 6-7 tipi di kebab. Okay. Ci kebab da mangiare qua e tutto da portare in casa. Bue di Kobe? Com'è? Non l'hai mai preparato il bue di Kobe? Bue di Kobe, se mi spieghi un po'. No, è un bue giapponese che per tutta la vita viene massaggiato, vista lì, sta proprio bene. Penso che sia anche appeso, massaggiato con dietro di birra. E in questo modo i suoi muscoli si allentano, diventa la carne morbidissima, poi fa una vita bellissima, massaggiato tutta la vita, poi la massano. E molto buono, ed è molto gustoso. Allora, questo tipo di carne Angus, anche un altro tipo di particolare della costituzione della carne, ci sono dei bendi di grasso che sono molto sottili, e alla griglia si sciolgono, e dà un sapore di... Arrivederci, grazie! Quel sapore di... Sì, perché altrimenti si seccherebbe, secca, bravo. Un'ultima parola a Davide Pallini sull'Angus. Beh, io non è che sappia molto dell'Angus, perché l'ho saputo soltanto oggi che esistesse questo tipo di carne. Quello che pregherei appunto è inquadrare Masotti, che vi fa vedere come l'Angus vive la sua infanzia. Va bene. Ma qua abbiamo questo assistente, no? No, questo assistente è un personaggio molto interessante. Lui si chiama Babak Beytollah. Beytollah. Beytollah, beh, insomma, io non lo so qua. Ed è il mio amico su Facebook. Vero? E ogni tanto vado a farmi gli affari suoi, che ha una vita attivissima. Sarebbe capo di cucina poi alla fine. Sì, lui fa delle robe e sembra delle feste. Ecco, come mai? Che senso può avere? Ti vedo sempre scatenato e non studi mai, perché lui studia farmacia. Sì. Invece di studiare non c'è questa telefonata. Come mai? No, la sera vengo qui da ormai anni, 7 anni. Quindi poi la mattina da part-time, sì. Part-time. Da la sera. 6 mesi quasi che vengo solo la sera a lavorare, quindi ho ridotto un po' gli orari. Sì. Così diciamo un attimo ci sono per l'esame, studiare, quindi. Ecco, lui è tuo padre? No, sono suo zio. Una sorpresa, lo zio. Lo zio.
Nepotismo. Nepotismo, mi sa. E quindi ecco qua, tipo, se noi volessimo venire a lavorare qua, no, perché no, sono parenti. Sono parenti. Ecco, il nepotismo esiste anche è importante, il requisito fondamentale è questo. Legami di parentela, neanche adottivi, proprio. Niente. No, abbiamo anche adesso a Fantistiensi, altri due che non sono neanche persiani, sono di nazionalità pakistani. Sono bravi ragazzi che stanno lavorando. Oppure potremmo lavorare per voi, però sarebbe solo per una sera, sotto forma di un bus. Allucinati quel giorno. Ecco. Senti, no, una domanda, sai. Si parla spesso che in Italia non c'è lavoro. Per i giovani. C'è. Sì, anche io sostengo che ce ne sia troppo di lavoro in Italia, ma i giovani italiani vengono da te, ti mandano il curriculum, raccontaci un po'. No, io quando ho bisogno di lavoro, mando, però metto fuori la vincio, vengono il 95% quasi degli stranieri e 5% italiani. Incapaci. No. Non posso dire incapaci, no. Però purtroppo certi lavori loro non lo vogliono fare. Qui da Queen Burger, a parte noi, vengono dei VIPs, eh? Siamo io, Danilo Basocchi, Davide Bambini. Ma tu vieni qua ogni tanto? Ma io l'hai mai visto qui? Io quanti volte sono venuto? Sono venuto, cioè se sei venuto non ti ho visto, comunque. Ma parlo di qualche anno fa. Sai che io abitavo da queste parti con lui. Ah, va bene, forse adesso poi sei cambiato anche lui. Ah, una volta ero così. Ah sì, sono cambiato, che è una cosa pazzesca! Ecco, questa è l'introduzione con l'imitazione di Davide Pavlidis, vediamo se la riconoscete. Quello di prima va benissimo, dicevo solo che è una cosa pazzesca! Ecco, perché in questo locale viene anche Beppe Grillo ogni tanto. Perché viene qua? Cioè è tutta Bologna e Beppe Grillo viene qua. Beh, intanto perché noi siamo stati i primi a fare kebab in Italia. E lui, visto che la moglie è persiana, la seconda moglie, ha molto piacere di mangiare specialità persiane, è venuto diverse volte assaggiando il nostro kebab e viene spesso ancora. Ecco, vediamo un attimo dei personaggi, introducili tu. Allora, niente, qui è la prima volta che viene questo Grillo, ha fatto la sua dedica che ormai sparito tutto, questa la data dovrebbe essere 2007-2008. Ecco, cosa c'era, cosa c'era scritto? 2004 per la seconda volta. Qui è molto più vecchio perché ormai è sparito. È che è scritto in persiano. Ci sono caduto ancora. Ci sono cascato. Eccolo. Poi qui si parla del kebab, sicuramente la data ormai è sparito. Poi lui viene spesso, comunque anche l'ultima volta c'è stato 2 mesi fa e col kebab ho battuto i tortellini. Come è stato un'intervista dal giornale, niente, io dico che nonostante che Emilia Romagna è proprio conosciuto in tutto il mondo come fai vedere la sera come il miglior cucina al mondo, io sono contento perché Bologna proprio che sarebbe diciamo il centro della cultura di mangiare, diciamo con la parola proprio di muovere, e noi abbiamo avuto successo con kebab, cioè siamo riusciti a entrare nei vostri piatti di combattere. Infatti io spesso quando non ho voglia di fare da mangiare vengo qua da Amid e mangio il ordino sempre la stessa cosa in ordinario, sono un umarello e io ordino il doner kebab. Pavlidis invece ti deve fare una domanda. Sì, devo chiedere. Ma come si pronuncia intanto Ahmadinejad? Ah, è pronunciata abbastanza bene, non c'è bisogno di ripetere. Ahmadinejad. Ma allora,
parliamo. Quest'uomo sta facendo del bene al tuo paese o del male? Secondo te? Nat Fox. Ecco. Quindi voi potete trarre le vostre conclusioni. Allora, altra cosa adesso, al di là di tutto, per aprire un'attività come questa, per esempio, che tipo di permessi? C'è reticenza nei confronti di uno straniero? Allora, noi parliamo di anni 1996, quando è stato aperto questo negozio. Io ho messo quasi un anno per prendere tutti i permessi e pagando da tutti i muri, purtroppo. Abbiamo avuto grossi problemi perché era molto difficile con i permessi. Adesso le cose sono cambiate, i permessi sono molto più facili. Comunque siamo contenti perché ancora l'impianto funziona come è stato progettato dal nostro ingegnere e con diciamo istruzione di USL siamo riusciti a fare un locale che ancora è in piedi e funzionando. No, ma tra l'altro è un bel locale in un'ottima posizione, c'è un sacco di passaggi, vicino anche, devo dire, all'ospedale per esempio. Certo, quindi certo. Avete infatti abbiamo clienti medici, infermieri che ordinano hotel unicamente o vengono direttamente da qua. Secondo me, io devo dire una cosa, che secondo me gli stranieri che vengono qua hanno veramente una marcia, cioè riescono a fare un progetto che non è solo di locale ma anche di posizione, uno studio programmatico di ipotetici. Ecco, secondo me no. Secondo lui no, adesso sono due correnti di pensiero. Però secondo me c'è un programma anche legato all'ipotetica clientela, alla possibile clientela, dove recuperarla. Molto spesso ho notato che ci sono persone che aprono locali in posti assurdi e dopo 2-3 mesi sono già chiusi, perché non avevano persone. Ecco, secondo me no invece. Secondo te? Secondo te? Il motivo c'è, perché io poi tra l'altro io mi sento più italiano che iraniano, perché sono venuto in Italia nel 1971 per motivi di studio e sono laureato qui a Bologna in ingegneria civile, e per cui la mia cultura è più italiana che persiana. Ad ogni modo ho cercato di avere sempre la mia cultura originaria e lo rispetto e lo amo, anzi, però purtroppo per motivi personali dopo la laurea mi sono trasferito in Iran, ho lavorato anche 13 anni per il nostro paese e purtroppo mi sono trovato male con il regime esistente e sono tornato di nuovo, ho fatto questa attività che è completamente un'altra cosa, diverso da quello che ho studiato, però il mio studio ha aiutato molto per tirare avanti anche questa attività, anche nei progetti che abbiamo parlato poco fa, sono stato io tutto il progetto a progettare, visto che la firma non ce l'avevo io, perché la firma io purtroppo sono iscritto nell'albo di ingegneri a Tera, ho dovuto far firmare a un ingegnere italiano, però il progetto è tutto mio. Infatti io le prime volte che venivo qua dicevo, guarda c'è questo italiano qua che ha aperto un po' di tempo. Poi conosciuto amico, sì, dicendo che veniva da lì. Tra l'altro è la risposta iraniana a George Clooney, lo farei notare, non so se è vero. Va bene, non so se è un complimento. Vabbè, diciamo. Ecco, va bene. È un complimento. Il pubblico femminile apprezzerà. Ah sì? Ah, va bene. Beh, possiamo. Meno male che mia moglie non c'è. Possiamo concludere qui la nostra puntata di Tutti per Cucina ricordandovi con Davide Pavlidis che la Grecia è vicina. Buona? Veloce. Un capolavoro. Io avevo una domanda da fare a lui. Che è una domanda che a me interessa. Lei tanto per esempio mia moglie, esatto, che è venuto proprio oggi appositamente, sapeva che ci sarà un piccolo filmato da qui in Puglia, la signora, mia moglie, è una fetta grossa di qui in Puglia come idea, come non lavora qui personalmente, ma comunque i suoi consigli è sempre per me, sono stati validi e continuo a ascoltarla. Ecco, in poche parole, il capo di qui in Puglia. È così. Qui manca il suono dei violini. Sì, e poi sì. Siamo bravo. No, molto bravo, che dico veramente. Bravo. Ci tengo molto perché lei è stata una perché come
in qualunque attività imprenditoriale moderna, le quote rosa, voi mi insegnate, sono fondamentali. E anzi, quote rosa qui non sono quote, sono la maggioranza. Ruffiano! Ruffiano! E beh, ci dovremmo guadagnare la pagnotta. Allora, una domanda. Una domanda a Amilde, una domanda che non c'entra niente con la cucina, però mi interessa. Io vedo vendere su Telemarket, per esempio, altri canali dove fanno televendita di prodotti dall'estero artistici, dei tappeti, per esempio Elise, quelli di Motashem, che credo fosse un annodatore famoso. Motashem, sì. Ecco. Sì. Io lo farei pronunciare, osservate. Motashem sarebbe il nome proprio persiano. Persiano. E c'è un altro che si chiama Abidian. 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 Sì. Era persiano anche lui. E vengono da Naim quei tappeti, erano di Naim, mi sembra. Allora, c'è differenza tra un buon tappeto di quella provenienza e un cattivo tappeto? Tu sapresti riconoscere quello che ti vendono come un buon tappeto a cifre molto alte, secondo me? Alcune volte li vedo e dico, varrebbero anche di più per il lavoro che c'è. Altre volte vedo dei tappetacci che secondo me varrebbero molto meno. Cioè, tu che provieni comunque da quel paese hai questa cultura artistica? Io personalmente so sicuramente che da un tappeto Naim a Naim c'è una bella differenza, però non è la mia competenza, passo a mia moglie perché ha avuto esperienza esattamente nel settore dei tappeti, per cui passo a lei. Di che colpa? No, ma ce ne sono diversi tipi, da Naim a Naim, dipende, un Naim può avere diversi... Siete un attimo, no, dico, può avere diversi tipi di nodi, ce ne sono quelli che fanno in un centimetro, ne fanno, non so, 20 nodi, quelli che in un centimetro ne fanno 30 e quelli che in un centimetro ne fanno 50, 60, che valgono molto. Quindi, in poche parole, il in un centimetro quadrato di tappeto, più sono i nodi, più il tappeto ha più valore. Diciamo che il tappeto, la sua bellezza è dietro il tappeto e si riconosce dal dietro. Perché dietro vedi il tipo di nodi. Sì, i nodi. Quindi di chi è la colpa di tutto? Di tutta di cosa? Colpa di cosa? La colpa di tutti questi nodi è del pettine. Perché prima o poi finisci tu, prima o poi tutti i nodi. Tutti i nodi? Vengono al pettine. Al pettine. La camorra è terribile, sappiamo è terribile, ma è di fatto. Grande spirito. Come si dice in iraniano, buon appetito? Sai, luce già. Luce già. Luce già. Luce già. Luce già. Luce già. E...